da molto lontano, a convertire la gente. Certo, non si può dire che non sia servito niente, perché prese la terra per mano, vestito di sabbia e di bianco. Alcuni lo dissero santo, per altri ebbe meno virtù. Lui si faceva chiamare Gesù. Non intendo cantare la gloria, né invocare la grazia o il perdono, di chi penso non fu altro che un uomo come Dio, passato alla storia. Ma in umano è pur sempre l'amore, di chi rancora senza rancore, perdonando con l'ultima voce, chi lo uccide tra le braccia della croce. E per quelli che l'ebbero odiato, nel Getsemani pianse da Dio, come per chi l'adorò come Dio, e che gli disse, sia sempre lodato, sia per chi alla fine gli portò in dono l'acqua, una traccia di spine, accettando come estremo saluto la preghiera, l'insulto e lo stupro. Morì con tutti, come tutti si muore, come tutti cambiando colore. Non si può certo dire che sia servito molto, perché il male della terra non fu tolto, perché forse un po' troppe virtù ebbe un nome di un volto, Gesù. Di Maria dicono fosse il figlio, e sulla croce si biancò come un'altra. Rendendomi uomo, mi hai caricato di tutte le sue paure, le sue debolezze, le sue fragilità. L'ho fatto per far capire a tutta l'umanità quanto sia grande il tuo gesto. Ora che si avvicina la mia morte,
io non so se ce la faccio. Ti prego, se puoi allontana da me questo amaro calice. È una prova molto dura, figlio mio, ma io ho fiducia in te e so che ce la farai. E non sarai neanche l'ultimo a farlo. A chi ti riferisci, padre mio? Che, dopo di te, ci saranno altre persone talmente grandi che affronteranno la morte a testa alta e che vinceranno le loro paure. Ci saranno uomini che reagiranno alla violenza con la non violenza e pur di ribellarsi alle ingiustizie accetteranno di venire chiusi in una prigione per tanti anni. Ci saranno donne che abbracceranno lebbrosi e non si preoccuperanno mai della loro stessa salute pur di poter dare un po' di conforto ai malati. Ci saranno uomini che pur di salvarne altri, condannati a morte, accetteranno di morire al loro posto, uccisi davanti ad un plotone di esecuzione. Ci saranno donne che pur di non credere, di non cedere alle barbarie di un mostro, si lasceranno uccidere. Ci saranno uomini che pur di professare la fede cristiana accetteranno di essere perseguitati. E questi saranno uomini e donne normalissimi, non come te che sei soprannaturale. Quindi, figlio mio, accetterai tutto questo dolore perché sai che il fine ultimo sarà la salvezza dell'intera umanità. Accetterò e sopporterò. Spero almeno che serva di monito a coloro che verranno a non ripetere gli errori di quelli che mi uccideranno senza alcuna pietà. Purtroppo il male ci sarà sempre. Fa parte della vita che ho creato. Ci saranno sempre uomini e donne che ne verranno attratti. Ma allora, ha un senso questo mio sacrificio? Ha un senso proprio perché sarà grazie al tuo gesto che ci saranno persone che vorranno emularlo, perché per mille persone cattive ce ne saranno milioni di buone e la loro esistenza avrà un senso proprio grazie a te.
Spiegami come mai, nonostante i miracoli che ho fatto e le azioni piene di bontà, il popolo non mi ha creduto e mi condannerà a morte. Preferiranno liberare un assassino per mettere me sulla croce. Il popolo spesso ascolta colui che urla di più e che ha un grande potere terreno. Non pensa che chi urla lo fa per coprire le parole di chi ha più ragione di lui e che quel potere, fatto di soldi, è fittizio e nel giorno della morte non conta nulla. Ma allora, come posso fare breccia nel cuore della gente se nemmeno fare miracoli e fare del bene possono riuscirci? Tu ne sei l'esempio. Il tuo gesto resterà nella storia per migliaia di anni e verrai ricordato e consacrato da milioni di persone in tutte le parti della terra. E questo è il miracolo dei miracoli.